Allora, siamo con il professor Stefano Pagliantini, direttore del Dipartimento di Giurisprudenza di Siena. Siena, quindi Università di Siena, che apre un corso, diciamo, della facoltà di giurisprudenza ad Arezzo e organizza un convegno come quello sulla crisi di impresa sempre ad Arezzo, quindi per Siena, per l'Università di Siena, Arezzo è una piazza molto importante. Arezzo è sicuramente una sede strategica sia per la tradizione della città sia per la sua importanza sul piano della geografia regionale, una sede su cui Siena fa grande affidamento non solo per un potenziamento dell'offerta formativa di Siena nel territorio alesino, ma anche e soprattutto per creare, come già mi è capitato di dire in un'altra occasione, una sinergia tra le due città in modo da affiancare al polo di studi giuridici senese un polo specializzato di studi giuridici ad Arezzo che riguarda tanto la triennale quanto uno svolgimento specialistico e soprattutto la formazione post laurea con riferimento tanto all'ordine degli avvocati che a quello dei commercialisti. Noi apprendiamo sicuramente con grande gioia questa notizia che dell'apertura di questo polo di studi giuridici che dovrebbe proprio aiutare in questo momento di crisi generalizzata non soltanto gli imprenditori ma anche tutti i professionisti che possono con sinergia aiutare e coadiuvare gli imprenditori a risolvere le crisi di impresa. Per quanto riguarda la nostra attività e quella della Fondazione Forense, insieme cerchiamo di portare questo cambiamento culturale nelle imprese e anche tra i professionisti che poi dovranno controllare le imprese stesse. Proprio perché in questo senso di fronte ad una crisi dovremo intervenire in maniera preventiva e non più successiva. Quindi c'è proprio un cambiamento di prospettiva, un cambiamento culturale che richiede tanta formazione.